Cara. Madonna con questa. Cara. Grazie ragazzi. Prego, facciamo sì. Un attimo, attimo per favore, se posso. Se posso, Massimo, a posto, posso. Aspetta io, per sì. Grazie. Quando siamo pronti. Ci sono. Ragazzi, un attimo. Aspetta, aspetta, facciamo lui non esiste un modello questo. Oh, posso mettere qui, tanto sono prova, un po' più vita. Prova, vai, siete? Un attimo, un attimo. Scusa, Gab. Ci sei? No, do fastidio. Un attimo, sì. Claudio. Prova, prova, clic. 3, 4. Pronti? Siete pronti? Siamo pronti. Io filmo. Sindaco, una grande soddisfazione, la prima selezione è stata superata, però c'è ancora un anno intenso di lavoro. Noi siamo molto soddisfatti, la selezione è una selezione importante, sono rimaste fuori città quotatissime come Palermo, come Venezia, Mantova, Urbino, Bergamo, cioè candidature considerate all'esordio molto molto competitive. Noi eravamo degli outsider, siamo partiti dopo. Devo dire che abbiamo recuperato, all'inizio nessuno ci dava una lira, avrebbe puntato su questo superamento del primo turno, anche molti di noi, molti leccesi devo dire, però poi l'appetito è venuto mangiando. I meriti adesso, diciamo, innanzitutto non vanno in ordine questi, quindi li sto dicendo così come vi vengono, alle istituzioni, a chi ci ha creduto sin dall'inizio. Qui abbiamo il presidente della provincia, una menzione particolare devo fare alla città di Brindisi, al sindaco Gonzales e a tutti i brindisini che hanno con intelligenza scelto di affiancare la corsa di Lecce, rafforzandoci. Noi oggi siamo al secondo turno anche per merito loro. Poi a tutto lo staff, da Aramberg, Raffaele Parlangeli, sino all'ultimo dei ragazzi volontari che ci ha dato una mano. Tutti indistintamente, io sono stato orgoglioso e lo dico anche a nome del Presidente, ne abbiamo parlato insieme, di sedere insieme a imprenditori, alla società civile, a cui va l'altro pensiero, alla società civile, cioè alle imprese, alle associazioni, a coloro che ci hanno creduto sin dall'inizio. I loro rappresentanti erano a fianco ad Antonio Gabellone e me al MIBAC l'altro giorno quando abbiamo affrontato questo momento entusiasmante della verifica. E poi non è retorica, lo dico convinto, il merito maggiore è dei leccesi, lo dico senza retorica e mi spiego anche perché. Perché questa candidatura ha acquistato competitività, perché siamo riusciti a dimostrare che è una candidatura diffusamente avvertita da parte dei cittadini di Lecce e del Salento. Questa è stata la nostra arma vincente. Ora noi siamo arrivati fino a questo punto, questo è il massimo che potevamo raggiungere. Oggi per provare a superare le altre 5, che sono tutte agguerritissime, noi dobbiamo recuperare il ritardo che abbiamo, cioè abbiamo bisogno che la solidarietà istituzionale si allarghi. Significa che oggi noi chiediamo formalmente alla Regione di affiancarci in questa corsa, perché se non c'è la Regione, ma non formalmente, di fatto, se non c'è la Regione noi non possiamo andare da nessuna parte. Le altre 5 candidate hanno già la Regione, di fatto la loro Regione, a fianco, con deliberazioni, con impegni di spesa. Senza questo l'entusiasmo, il nostro entusiasmo ci potrà portare solo sino a qui. Avendola chiede delle risorse economiche sostanzialmente. Avendola chiede un appoggio istituzionale, le regioni sono quelle che hanno maggiori risorse, quindi è chiaro che a loro possono gestire fondi, anche non mi riferisco a quelli diretti del bilancio regionale, mi riferisco ai fondi, diciamo, straordinari che la regione, ricordiamo, gestisce in nome per conto del sistema pugliese, no? Quindi a questo mi riferisco, ma non è soltanto una questione di disponibilità economica, è una questione di allargamento di questa alleanza istituzionale che non può prescindere dalla presenza del soggetto più autorevole da un punto di vista della interlocuzione istituzionale che manca a questo tavolo, che è appunto la Regione. Io non ho dubbi che
Nichi Vendola, l'assessore Godelli, i rappresentanti leccesi all'interno della giunta e del consiglio regionale da questa sera siano pronti a venirci, non dico dietro, ma a venirci a fianco. Questo è quello che chiediamo. Se così non dovesse essere, è chiaro che diciamo, questo sogno finisce qua, ma io non ho motivo di dubitare che da Bari non arrivino che buone notizie. Questo non è arrivata neanche una telefonata nel frattempo? Non è arrivata, non ci formalizziamo, arriverà sicuramente nelle prossime ore, io sono convinto che, e questa è un'occasione per la Puglia, l'abbiamo, è evidente, no? Se avesse passato Taranto, al quale faccio i miei auguri comunque per il fatto di aver partecipato sportivamente a questa, perché sono convinto che adesso si avvicinerà a noi in questa, per allargare i confini del Salento, se Lecce dovesse diventare capitale europea della cultura, diventa a nome non del Salento ma della Puglia e in nome di tutto il Mezzogiorno d'Italia, che non ci dimentichiamo, dal 1985, anno in cui è stata statuita la capitale, allora si chiamava Città Europea della Cultura, non ha mai visto una capitale europea in Italia proveniente dal Sud Italia. In questo periodo cosa...